Benvenuti in un nostro nuovo confronto, oggi faccia a faccia Google Pixel 7a e Google Pixel 7. Un confronto un po' strano ma che ha molto senso nel momento in cui questi due smartphone costano uguali. Vediamo. Cominciamo proprio dal prezzo che è un punto cruciale. Sappiamo che Google Pixel 7a è uscito da poco, costa 509 euro di listino, Google Pixel 7 invece è uscito a ottobre dell'anno scorso e costava 649 euro. Il punto è che in questo momento, complice varie dinamiche di mercato, costano uguali. A parità di prezzo, beh, vedrete che Pixel 7 è lo smartphone da scegliere. Il vero punto è capire quale differenza di prezzo tra questi due smartphone è accettabile, cioè quando vado ad acquistare Pixel 7a, se costa 50 euro in meno, 100 euro in meno, 200 euro in meno, ecco, lo vedremo in questo confronto. A parità di prezzo, ovviamente Pixel 7, però il punto prezzo io lo do a Pixel 7a perché è facile che nei prossimi mesi comunque possa essere lo smartphone più conveniente dal punto di vista economico. Parliamo adesso di materiali ed ergonomia, e l'ergonomia è migliore su Pixel 7a perché è leggermente più piccolo. Qui parliamo veramente di una finezza, pochi millimetri, che però io preferisco rispetto al Pixel 7. Sono due smartphone comunque fondamentalmente molto simili, non enormi e abbastanza maneggevoli. Invece per quanto riguarda la qualità dei materiali, Pixel 7 è superiore perché offre una resistenza all'acqua IP68 contro l'IP67 di Pixel 7a. Nei fatti cambia niente per l'utilizzo che potete fare dello smartphone, ma più che altro Google Pixel 7 è in Gorilla Glass Victus fronte e retro, mentre Pixel 7a è in Gorilla Glass 3 sul fronte, tre generazioni vecchie di Gorilla Glass, ed è in plastica nella parte posteriore, mentre il frame è in alluminio per entrambi. Questo crea una certa differenza di qualità percepita tra i due smartphone che, seppur sono veramente ottimi entrambi, Pixel 7 offre effettivamente qualcosa in più. Ma più che altro quello che li differenzia a livello di qualità percepita è la visione frontale, perché Pixel 7 ha delle cornici attorno al display più ridotte rispetto a quelle del Pixel 7a, e proprio vedere delle cornici più spesse vi dà subito l'idea di uno smartphone meno interessante. E parliamo anche del display: stessa tecnologia, stessa risoluzione, stesso refresh rate sulla carta, due display identici. Nella realtà il display di Google Pixel 7 è superiore, non di tantissimo, ma quanto basta per fargli guadagnare il punto. Vedendolo all'aperto è un pochetto più luminoso, ha dei colori che sono più fedeli, più brillanti, insomma è un pannello di qualità appena superiore. Ecco, non c'è un abisso, attenzione, tra i due smartphone, ve ne accorgete più che altro mettendoli a confronto. E in particolare vi dico che Pixel 7a ha un po' nel picco di luminosità il suo limite maggiore, cosa che invece non è presente per il Pixel 7, che pur non avendo una luminosità stratosferica rientra già in quegli smartphone che hanno comunque un bel display che si legge molto bene anche all'aperto. La batteria è quasi uguale, 4355 per Pixel 7. In realtà non cambia assolutamente niente, sono numeri poco significativi, e in effetti l'autonomia è uguale. Anzi, se devo essere proprio sincero, in questo momento Pixel 7 secondo me dura un pochino di più, perché Pixel 7 è appena uscito, ha bisogno di ancora un po' di rodaggio, software, di affinamenti, o magari è stata solo la mia sensazione. Diciamo che sono due prodotti veramente quasi uguali per quanto riguarda l'autonomia, avendo la stessa batteria, lo stesso software e lo stesso hardware. Quello che cambia tra i due, che fa prendere un altro punto a Pixel 7, è la ricarica. Abbiamo infatti 20 watt cablati e 20 watt wireless per Pixel 7, 18 watt cablati e 7.5 watt wireless per il Pixel 7a. Attenzione alla ricarica wireless del Pixel 7a, perché è vero che c'è, ma potete sfruttarla veramente solo se lo smartphone è lì sulla scrivania a far niente. Vi faccio un esempio concreto: in auto con Android Auto wireless e un pad di ricarica wireless in macchina, se state utilizzando Android Auto wireless, anche se lui si sta ricaricando, in realtà la batteria rimane più o meno allo stesso livello, ma non si riesce a ricaricare, proprio perché l'energia che fornisce a livello wireless non è abbastanza per sostenere una ricarica oltre alle funzioni che sta eseguendo. Mentre Pixel 7 si riesce anche a ricaricare, quindi il livello della batteria
sale, seppur lentamente, ma sale nel momento in cui lo state utilizzando con Android Auto wireless. Questo è solo un esempio per farvi capire che comunque 7.5 watt di ricarica wireless sono proprio pochini pochini. A livello prestazionale sono due prodotti identici, non ha senso stare a discutere le differenze visto che per quanto riguarda la memoria, per quanto riguarda il processore e tutti gli aspetti tecnici, questi due smartphone sono identici. L'unica differenza reale è un Bluetooth 5.2 per Pixel 7a contro un Bluetooth 5.3 per Pixel 7, ma nell'utilizzo di tutti i giorni questa cosa non vi cambierà assolutamente nulla, se non magari se ascoltate la musica con l'aptX HD che è supportato solo sul Pixel 7, quindi potreste avere una qualità leggermente superiore per quanto riguarda l'ascolto audio. Insomma, veramente finezze nella realtà, sono due prodotti che vanno allo stesso modo, hanno lo stesso hardware. Software sono uguali, identici, non ci sono differenze di funzionalità e questa è la notizia principale, cioè Pixel 7a non ha rinunce rispetto al Pixel 7 che è di fascia superiore, si possono fare esattamente le stesse cose senza alcun tipo di sacrificio. L'unica differenza c'è nel software del comparto fotografico, ma ve lo dirò tra poco. Visto che dobbiamo dare un punto, lo diamo però a Pixel 7a, perché? Perché avrà un supporto software maggiore, banalmente uscito dopo Google garantisce almeno 3 anni di aggiornamenti, quindi facendo i calcoli Google Pixel 7 si fermerà per quanto riguarda gli aggiornamenti Android a ottobre 2026, mentre Pixel 7a dovrebbe arrivare a giugno-luglio del 2027. Insomma, veramente cambierà nulla, perché a livello di release software avranno la stessa versione di Android. C'è da dire anche un'altra cosa, cioè che Google garantisce almeno questi aggiornamenti, quindi poi non è escluso che i due telefoni vengano poi trattati alla pari, allo stesso modo, che quindi vengano equiparati nel lungo periodo e quindi entrambi possano ricevere poi le stesse versioni del sistema operativo. Arriviamo adesso a parlare di foto e video, che sono la peculiarità forse più importante che li differenzia. Abbiamo un hardware diverso, su Pixel 7 abbiamo una 50 megapixel con un sensore più grande, mentre su Pixel 7a abbiamo una 64 megapixel con sensore più piccolo, differente anche la ultra wide. Abbiamo poi un'altra differenza sulla disponibilità di sensori, perché abbiamo l'autofocus laser solo su Pixel 7 e poi cambia anche la fotocamera frontale. Cambia l'hardware, ma sappiamo benissimo che i Pixel improntano la gran parte delle loro capacità sul software, che è praticamente lo stesso, e quindi di fatto sono due telefoni che scattano foto praticamente uguali. Se bisogna andare a vedere il pelo nell'uovo, in realtà Google Pixel 7 è un po' superiore in alcune situazioni, non sempre, talvolta ho visto addirittura delle foto migliori sul Pixel 7a, ma è probabilmente una cosa che dipende banalmente dal caso, da come il software ha elaborato quell'immagine, dalla quantità di luce che ha ricevuto in quel frangente. Una costante che posso dirvi è che soprattutto nelle foto con poca luce Google Pixel 7 ha meno rumore rispetto al Google Pixel 7a, quindi se andate a fare un crop molto molto spinto vi accorgete che Google Pixel 7 è appena appena superiore, cosa che vedete più che altro di notte quando c'è poca luce, perché di giorno andare a trovare le differenze tra i due telefoni è veramente veramente un'impresa. Anche se comunque pure lì, andando a vedere bene tutti i parametri, in effetti secondo me Google Pixel 7 ha qualcosa in più. Ha qualcosa in più soprattutto secondo me sulla fotocamera frontale, perché i selfie vengono più dettagliati, un po' meno impastati, mentre su Pixel 7a, pur essendo comunque dei buoni selfie, quando la luce è poca il volto rimane molto impastato per la gestione del rumore. Vi dicevo che c'è una differenza software e riguarda la modalità cinema, che è presente solo su Pixel 7. Globalmente sì, è vero, il punto lo prende Google Pixel 7 perché comunque riesce a darvi qualcosetta in più e anche a livello hardware ha qualcosetta in più. Poi nell'utilizzo di tutti i giorni, a meno che non li mettiate proprio a confronto diretto come ho fatto io, sono due prodotti uguali. Ai punti vince Google Pixel 7, ma poi nella realtà come fare per scegliere tra uno e l'altro? Andiamo a vedere il prezzo. E secondo me Google ci è andata abbastanza vicina nell'individuare il listino. Ma mi spiego meglio. Pixel 7a secondo me non era uno smartphone così tanto conveniente nel listino e quindi aveva una trentina di euro di troppo. Immaginiamo che il suo prezzo giusto è 479 euro. Pixel 7 invece
aveva un listino particolarmente conveniente, 649 euro che secondo me erano veramente giusti per quello che doveva offrire il telefono e molto interessanti anche rispetto a quello che è il mercato. Abbiamo detto che la differenza sul listino è di 139 euro, aggiungete questi 20-30 euro in più e la differenza reale tra questi due smartphone secondo me è proprio quella di 150-160 euro. Quindi, se riuscite a trovare Pixel 7a con almeno 150 euro in meno rispetto a Pixel 7, ne vale la pena, prendetelo, risparmiate questi 150 euro e avete comunque un telefono che è praticamente identico. Se invece non c'è questa differenza di prezzo, ma siamo per esempio sotto i 100 euro, allora io vi consiglio tutta la vita il Pixel 7 perché è un prodotto che in mano poi vi dà la sensazione di avere uno smartphone di fascia alta, mentre il Pixel 7 è un prodotto che in mano vi dà la sensazione di essere di fascia media. Bene, fatemi sapere però voi che cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo video, come sempre, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo in un prossimo video.